orto sinergico è un orto in cui appunto la natura fa il suo corso sotto l'occhio attento ma rispettoso dell'uomo, in cui la vita che si crea nel bancale, costituita da lombrichi e millepiedi, centopiedi, isopodi, crostacei, larve di insetti, microorganismi, batteri, lieviti, funghi, eccetera, eccetera, costruisce un sistema complesso che garantisce la fertilità e la salubrità del suolo, che fa sì che le piante si sviluppino in maniera più sana. C'è un grande lavorio mentale, intellettuale, culturale nel poterlo seguire e farlo procedere. Quindi assoluto in utilizzo di input energetici esterni e in pratica l'agricoltura del futuro, quando il petrolio costerà troppo, che ci permette di produrre un cibo sano in un posto sano. Sono in un sistema in cui dobbiamo creare una sinergia fra le varie specie erbacee che ci sono e fra i microrganismi del suolo, in maniera tale appunto da raggiungere un sistema sinergico in cui le varie piante in maniera sinergica aumentano la loro capacità di autodifendersi dalle malattie. Perché oggi è rivoluzionario coltivare la terra e perché lo è particolarmente con questo metodo dell'agricoltura sinergica? È rivoluzionario coltivare la terra perché anzitutto pochissima gente la coltiva, perché gli agricoltori, i contadini, come io li chiamo con un termine che mi piace molto di più, stanno scomparendo o sono già scomparsi in buona quantità. I giovani non pensano a lavorare la terra come una prospettiva del futuro. In ciò sta il rivoluzionario del fare agricoltura oggi: il fare agricoltura con la consapevolezza di produrre cibo, con la dignità del capire la fondamentalità dell'atto del produrre cibo, che è quell'atto fondante di tutto quello che abbiamo intorno, di tutte le sovrastrutture informatiche, tecnologiche, industriali, filosofiche, educative, tutto quello che volete mettere. Alla fine è comunque basato fondamentalmente sul fatto che il cibo è la benzina fondamentale per fare andare tutte queste cose. Oggi questo nella nostra società, secondo me, si è perso più culturalmente che economicamente. E a creare un mini sistema economico locale, solidale, concreto, stabile, indipendente dalle crisi economiche, perché basato sulle relazioni fra le persone. Il cibo è prodotto troppo lontano dal posto in cui abitiamo. Nella mia città, nel mio posto, voglio cercare di ricostruire un sistema umano, che poi è anche economico, ma mi interessa più che altro dal punto di vista umano, in cui il cibo viene prodotto localmente da una piccola agricoltura contadina, che è quella che ha sempre dato storicamente e nel futuro la stabilità dell'agricoltura, costituita da tanta gente anche di ottimo livello culturale che fa agricoltura e che produce il nostro cibo. In questo sistema si creano delle relazioni solidali, sociali ed economiche molto più stabili. C'è anche bisogno di un impegno politico istituzionale, per esempio, per sensibilizzare i centri decisionali a questo nuovo modo di concepire il rapporto con la natura e con il cibo. Coinvolgere più gente possibile. Per coinvolgere più gente possibile bisogna dirle nelle città, nei posti pubblici e ritengo anche nei consigli comunali, partendo dai consigli comunali per arrivare poi a quelli regionali. Ho deciso insieme a diversi amici che era il caso di entrare almeno in piccola parte nel nostro consiglio comunale di Nuoro, è così che abbiamo fatto con una lista civica con due consiglieri. Ritengo che i movimenti di cittadini che ormai in Italia appunto pullulano, fra cui appunto quello 5 Stelle, vari tanti altri movimenti che ci sono dei cittadini, abbiano un importante compito di portare queste idee nei posti dove si decide, perché in pochi posti si decide quello che si fa nella maggior parte del territorio. Poi ai contadini, che devono tornare a essere il centro della nostra società, non lo sono più, mentre fino a solo 50 anni fa erano il centro della nostra società. La gente si deve riprendere in mano le cose fondamentali del proprio vivere quotidiano,
il cibo, chi lo produce, l'energia e le relazioni umane del quartiere di chi vive intorno a loro. Del tuo rapporto con la terra, del tuo rapporto con la natura e della simbiosi, se vuoi, anche emotiva che a volte intercorre fra queste. Oddio. Non lo so. È una cosa su cui probabilmente sto ancora viaggiando. La terra mi aiuta a scaricare le tristezze, lo stress, le arrabbiature di tutti i giorni. Non so come dirlo, vado in giro a parlarne, mi emoziono a parlarne perché è un viaggio che ritengo dovremmo fare tutti. È molto personale, no? Sì, è un viaggio veramente meraviglioso, di una profondità che vi cambia come persone, cambia le persone che stanno intorno a voi e cambierà piano piano tutte le persone che faranno questo viaggio.